Ciao a tutti, ho ordinato su eBay un kit di montaggio Xoom 1541. Questa interfaccia consente di collegare il drive Commodore 1541 originale alla porta USB di un PC Windows. Tramite opportuni software è possibile collegare il floppy disk drive Commodore 1541 oppure la stampante del Commodore 64 direttamente ad un PC senza passare da Commodore. Questo nuovo kit sostituisce vecchi cavi X1541, XM1541 ed altri che si collegavano alla porta PS2 o parallela del PC. Infatti è molto probabile che un computer moderno non sia provvisto di tali porte. Oggi voglio mostrarvi come assemblarlo. In un precedente video avevo già spiegato come saldare componenti elettronici sul circuito stampato in tutta sicurezza. Abbiamo visto tutti gli strumenti necessari, come scegliere la temperatura del saldatore e come pulire lo stampato dopo il montaggio. Oggi non ripeto tutti quei concetti, se vi siete persi quel video, metto il link in descrizione. Verso la fine di questo video vedremo una breve prova dell'interfaccia su un portatile Windows 10. Installare i driver e il software è piuttosto macchinoso e ne parleremo in un altro video, ma ricominciamo da capo e apriamo la confezione del kit di montaggio. All'interno del kit sono presenti tutti i componenti elettronici da montare sul PCB. Ho anche ordinato la scatoletta per chiudere il circuito stampato una volta assemblato. Sono presenti anche le istruzioni di montaggio, stampate e fascicolate. Procediamo direttamente al montaggio del kit Xoom 1541. Iniziamo con la resistenza, che è il componente più basso. Cerchiamo di montarla bella aderente al PCB. Poi saldiamo i due reofori e tagliamo l'avanzo con un tronchesino. Come suggerito nelle istruzioni, proseguiamo il montaggio con l'header. Questo connettore serve per un adattatore parallelo opzionale, che però non ho acquistato. Dopo aver posizionato l'header nel verso corretto, saldiamo i due soli piedini agli angoli opposti. Successivamente lo raddrizziamo, premendolo mentre scaldiamo nuovamente i piedini saldati, in modo che sia ben aderente al circuito stampato. Infine, possiamo procedere a saldare tutti gli altri piedini. Il montaggio del modulo TNC2 richiede un po' d'attenzione. Le istruzioni suggeriscono di montare pin strip con la parte piatta del pin rivolta verso il PCB. Nel mio caso ho dovuto accorciare la plastica di una striscia di pin con la lima, dato che era troppo ingombrante e non consentiva il montaggio delle altre due strisce laterali. Senza saldare nulla, iniziamo a posizionare le tre strisce di pin ed appoggiare il modulo sopra di esse nel verso corretto. Dopo, saldiamo un pin per ogni striscia, sia nella parte superiore del modulo che inferiore del circuito stampato. Scaldando nuovamente i tre pin che abbiamo saldato, sia nella parte superiore che inferiore, avviciniamo più possibile il modulo al PCB in modo che sia dritto. Solo quando il modulo TNC2 è dritto, possiamo procedere a saldare tutti i pin, sia nel layer inferiore del PCB che in quello superiore del modulo.
Il penultimo componente elettronico da montare sul circuito stampato è il connettore IEC. Iniziamo a saldare un paio di piedini, poi raddrizziamo bene il connettore in modo che sia bello aderente al circuito stampato. Infine saldiamo tutti i piedini. Come è anche indicato nelle istruzioni, il connettore è troppo alto e deve essere accorciato, altrimenti il case non riesce a chiudersi completamente. Si deve tagliare l'avanzo di plastica superiore con il tronchesino e poi si può procedere a limare il connettore per renderlo più basso e liscio. In questo modo il contenitore si può chiudere. Per montare il LED bisogna prestare attenzione alla polarità. Bisogna inserirlo nel verso corretto. Saldiamo i piedini all'altezza giusta, dato che il LED deve fuoriuscire dal guscio plastico. Terminato il montaggio del kit XUM 1541, possiamo procedere alla pulizia dello stampato. Io utilizzo alcol, uno straccio che non lascia peli e uno spazzolino da denti. Nel tutorial saldatura avevo mostrato nel dettaglio come pulire un circuito stampato dai residui di fluzzante. Ed ecco, il nostro kit è montato e pulito. Purtroppo mi sono reso conto solo dopo l'acquisto che il contenitore non è già lavorato. Dobbiamo quindi procedere a effettuare tre fori necessari, quello del LED, quello del cavo USB e quello del connettore IEC del floppy disk drive 1541. Possiamo iniziare dal foro del LED, con una punta da 5 mm. Sul manuale di montaggio sono presenti le misure esatte. Poi procediamo con il foro del cavo USB, sempre da 5 mm, tenendo conto che dobbiamo fare in modo che prenda entrambi le parti del contenitore. Solo in questo modo potremo inserire il cavo USB. Non appoggio direttamente il contenitore sul metallo del trapano per evitare di graffiarlo. Infine, per effettuare il foro del connettore IEC, servirebbe una punta da minimo 14 mm che non ho. Inizio a fare un foro per poi allargarlo.
Per allargarlo, quale migliore occasione per utilizzare una magnifica fresa a controllo numerico? E che purtroppo non ho. Ovviamente proteggo il contenitore per evitare che si graffi. Anche questo foro deve prendere entrambi i coperchi del contenitore plastico. Perfetto, l'adattatore Exum 1541 è terminato e possiamo provarlo velocemente. Con il drive spento, Leo inizia a collegare l'adattatore Exum 1541 al floppy disk drive Commodore 1541 tramite il cavo IEC. Dall'altro lato, collega l'adattatore a una porta USB del PC Windows. Dopo aver avviato il software e premuto il pulsante Directory, possiamo vedere l'elenco dei file presenti in un floppy disk e anche copiarle sul PC. In un altro video vedremo come installare driver e come utilizzare il software OpenCVM nel dettaglio per trasferire file dal floppy disk drive Commodore 1541 al PC. L'installazione dei driver richiede infatti diversi passaggi per evitare che il sistema operativo controlli la firma digitale. Spero che anche questo video vi sia stato utile. Per essere avvisati quando usciranno altri esperimenti, tutorial e recensioni relativi ai retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Medievaloroso e anche da Leo.